Un accordo di collaborazione all'insegna dell'innovazione e della formazione, quello stipulato tra l'associazione Zona Franca Matera, che raggruppa al momento 150 aziende, e Tecnopolis, una società consortile creata dall'Università degli Studi di Bari per la gestione del Parco Scientifico Tecnologico di Valenzano. L'intesa risponde all'esigenza di una rigenerazione produttiva del Made in Matera al servizio delle imprese e della formazione scolastica e professionale e di un interfacciamento con le pubbliche amministrazioni. Uno è portare qui a Matera quello che si chiama un Digital Innovation Hub, e in realtà non è un posto fisico, è un luogo dove chi ha una necessità di valutare quale innovazione introdurre trova una risposta a questa domanda. Questo è un progetto che già esiste, che è già finanziato, è capitanato dal CETMA di Brindisi, che ha la Basilicata come territorio dove noi possiamo esportare l'attività di questo progetto. E l'altra, seconda cosa, è la nostra classica attività di incubatore di impresa, dove anche in questo senso qui è rimasta una zona un po' scoperta, e invece chiaramente proprio perché non c'è molto si possono avviare nuove iniziative sia di servizio che di sostegno, per esempio alla parte turistica, molto interessanti. L'accordo con Tecnopolis ci qualifica e soprattutto ci permette di fare quel salto di qualità e permettere a tutte le imprese di poter creare opportunità di rete, progetti internazionali e soprattutto quello che su cui stiamo lavorando, l'ITS, che è un progetto di formazione per formazione specifica e qualificata. E il nostro progetto finale è far sì che il centro di formazione, che da 30 anni non riusciamo a inaugurare, possa diventare il cuore operativo del centro servizi della zona produttiva che è la città di Matera, che è il PAIP.